Oggi noi parliamo di endometriosi ed è che cos'è l'endometriosi? L'endometriosi è quella patologia che determina una qualità di vita non buona ed è caratterizzato da tre elementi fondamentali, che sono il dolore durante il flusso mestruale, il dolore nei rapporti ed il dolore alla defecazione. Quali sono le terapie attuali? Le terapie attuali principale è per l'endometriosi la chirurgia. Per quanto riguarda invece i sintomi, sono diversi ed questi sintomi vengono trattati normalmente con dei farmaci, quali quelli di creare una situazione di menopausa. Oggi si parla di tutta una serie di Efans, degli analoghi del genere H, dei progestinici, nuovi progestinici, vecchi progestinici, ma in realtà sono tutti farmaci che determinano un'azione sul sintomo. Oggi siamo qui per parlare del ruolo di una dieta ed in particolare della chetogenesi, che creando attraverso la produzione di chetoni determina una diminuzione della proliferazione cellulare. Perché questo? Perché questo tipo di dieta determina una diminuzione dellinfiammazione a livello dell'apparato digerente, ed è principalmente a livello del colon e a livello della parte più importante del colon, che è il sigaretto. Quindi parlare oggi di terapia è veramente difficile. Noi possiamo parlare di un overlapping fra una terapia tradizionale medica ed l'utilizzo di una dieta adeguata, mirata, in modo tale da avere un maggior risultato. Questo è importante perché la dieta rappresenta uno degli elementi fondamentali per migliorare la qualità di vita. Ci sono pazienti che con questo tipo di alimento, cioè introduciamo un concetto nuovo, la food therapy, che ha lo stesso ruolo talvolta di quella di una terapia medica. Se noi facciamo un overlapping fra terapia medica e dieta, avremo maggiore esperienza. Questo è dalla nostra esperienza in questo periodo.